Allora, dobbiamo parlare con un po' di gente, però, visto che abbiamo due mutanti uguali, ne scelgo solo uno e l'altro lo salutiamo. Dunque, qua sotto, scendiamo. Addio mutante! No, le mie sfere! Ah, vabbè, fa niente, è andata. Più che altro... esatto, non stavo trovando niente di eccezionale da queste parti. Ecco qua, questa sì che è buona. Sono 1200 in una botta sola. Che come ho detto, alla fine, il concetto di livellare... Dai! Sia Crash che i singoli mutanti è una bella idea. Solo che mi ruga il cazzo che devo scegliere uno e l'altro. Io sono l'assistente dell'architetto. Vi farò da interprete poiché non lo interessate. Grazie. Parlare in modo intelligibile. Veramente sono Mario da Samadori, Padori, Madagascar da Samadori, Padori. L'onorato architetto è la salute e non ha tempo di parlare con mutanti inferiori. Grazie. Sembrava di sentir parlare un pugliese stretto alla fine. E così tu sei Crash, giusto? Ho sentito dire che tuo padre è stato ucciso da una scatola, giusto? Anch'io sono un pezzo grosso, ma come? Sicuro questo posto. Vabbè, contento te. Oh, brucia! Fuoco adorato! Ok, questa non si può rompere. Tu invece? Buongiorno, signor Crash, signore, benvenuto nella nostra casa. Parli pure a quel fanfarone laggiù, oppure mi colpisca se desidera divertirsi un po'. Ok. Penso che tu mi abbia fatto male. Ma dai, penso che tu mi abbia fatto male. Non trovo niente, quindi proviamo. Ok, credo... No, riprendilo. Dicevo, credo di aver bisogno di un altro mutante per poter sbloccare quella leva. Io intanto... Esatto, vado alla ricerca di qualcuno con cui parlare di decente. Puoi parlare con me? Oh, Santa Polenta, ma è fantastico! Nessuno parla più con me dai tempi della guerra. C'è una prigione qui vicino. Un posto strano, fa paura. Ci sono stato per un po'. Bella vista, ma ambiente schifoso. Io non ci andrei. Nessuno a parte me è mai tornato indietro. Se ne occupano quelle ragazzette terribili. Quindi quella sai come... sembra un luogo molto strano, Crash. Potrebbe essere collegata alla scuola del male. Ma va. Stavo dicendo, quindi sai come entrare e come uscire? Però, a quanto pare, dovremo fare, come al solito, tutto da soli. Sai cosa dovrei fare, magari? Dovrei... Vediamo se ne hai il tempo. Sì, puoi farlo. Stavo dicendo, dovrei rompere questi cosi e poi scendere giù con Crash e prenderli. Livelliamo prima lui, che è quello più importante alla fine da aumentare di livello. Certo, anche il mutante ci serve, per carità. Però sai com'è, il protagonista è quello che ci interessa maggiormente. Dunque, fammi indovinare. Esatto, questo non si può usare, immaginavo. Quindi la probabilità è che dentro le segrete troveremo un altro mutante che ci permetterà di girare quel coso, ma soprattutto di sciogliere il ghiaccio, o forse quello lo troveremo più avanti, sciogliere il ghiaccio di questa qui. Dai, 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 ci manca poco per salire di livello, con Crash perlomeno. Ecco qua. Potenziamento dell'attacco rotante, 6 su 32, a posto. Voglio potenziare anche lui il più possibile, poi ovviamente quando servirà lo cambiamo. Però per il momento, finché ci può essere d'aiuto, lo teniamo. Devo congelarla l'acqua per caso? Bei gattoni tra l'altro. Bella scuola. Per un attimo mi ha ricordato un po' quella delle Winx. Ah, bei tempi quando passavano sti cartoni su Rai 2 e simili. Ah, mamma mia, sono vecchio, Dunque, aspetta, prima di proseguire... Dicevo, prima di proseguire, fammi finire tutto il giro. No, non c'è nient'altro. Allora, andiamo avanti. Tra l'altro, dobbiamo fare mega attenzione perché non voglio finire a perdere. Ho sbagliato. Spero che siano andati a noi. Dicevo.
Non voglio perdere il counter. Ecco qua. Sì, lo so che ho detto che voglio potenziare anche il titano e tutto il resto, però le sfere grosse dove è possibile le teniamo per Crash, mentre sti stronzini nanici li uccidiamo con il mutante, perché ci aumenta facile il moltiplicatore e anche soprattutto la quantità di combo. Attenzione, attenzione! Dicevo, la quantità di combo. No, 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 no. Via. E giù. Ci sta bene. Siccome... Esatto. Prendilo, perché... Allora, l'ho preso a questo giro per il semplice fatto che si stava buggando a mezz'aria. Però... ovviamente sarebbe meglio tenerne solo uno. Ecco qua, a posto. Potevamo salutarlo pacificamente. Ho deciso di ucciderlo perché non sono una brava persona. Dunque, facciamo attenzione. Oh, calmo. Di là, di là, di là. Prima che si sciolga e cadiamo e perdiamo il moltiplicatore, che è esattamente quello che vorrei evitare. Tra l'altro, esatto, volevo vedere se riuscivo a farlo esplodere dalla distanza senza prendere danno. Era rischioso quello che ho fatto, perché potevamo essere colpiti e perdere tutto in un attimo. Però ecco qua. Quanto ci manca? Siamo a metà del percorso. Allora, aspetta. Ecco qui. Tra l'altro anche lui tra poco sale di livello. Le scatole, quando hanno le spine, sono intoccabili anche con l'abilità. Potenziamento attacco speciale, ovvero lo starnuto, perfetto. Vediamo quanto potenziato. Non lo sappiamo, però. Ecco qua. Siamo a... Ok, dai, 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 ci siamo quasi. Queste piccine per il momento, come ho detto, le prendiamo con il mutante, perché sì, ci importa aumentare anche lui, però principalmente dobbiamo puntare a Crash. Ecco qua. Siccome non mi fido, preferisco, esatto, scendere piano piano a piedi qui. Ecco qua. Ogni tanto c'ho sti... Madonna mia, state lontani con quelle noci di cocco. Ecco qua, maledetto. Dovete starmi lontano voi con queste armi da lancio. E su. No. Ci ha messo troppo a caricare. Ci ha messo troppo a caricare. Perché ho usato l'attacco caricato? Perché sono un bastardo. Oh Gesù, perché? Perché ho dovuto usare l'attacco caricato? Non ce n'era alcun motivo. Perché l'ho dovuto fare? Vabbè. È andata. Almeno non l'abbiamo perso per una qualche stronzata, tipo essere caduti in acqua, per carità, è vero. Però... però... D'accordo, cerchiamo di riaumentare il counter al più possibile. Vieni qua tu. Tra l'altro, come anche nel primo capitolo, i cadaveri per terra li colpiamo comunque, perché nonostante tutto ci aumentano il counter lo stesso. Per qualche arcano motivo, poco prima che scompaiano sono ancora hitboxabili. Quindi un punto di salvataggio. Quindi meglio approfittarne quando ci sono, visto che qui c'era un punto di salvataggio. Ipotizzo che, esatto, siamo arrivati. Cosa sono? Delle pigne? Buttateli giù in acqua. Vuoi vedere che è quello che rotola questo? Dai belli, venite.
Papino ha voglia di fare a botte. No, e lo sapevo. Ecco qua, col cavolo. Che vi catturo. Io vi uccido proprio senza nessun tipo di ripensamento. Lo sapevo che l'avrebbe fatto anche lui. Quanto lo sapevo. Vieni qua. Ecco fatto. Aspetta che vado a prendere questo. Perfetto. E a te ti butto giù. Dunque, che dobbiamo fare con ste pignotte? Si liberano, sicuro. Sicuro si libera ora. Ah, è la tartaruga questa! È la tartaruga vulcanica! E questa sai che potrebbe farci male? Visto che è di fuoco, ipotizzo, Madonna mia, l'ho killata! E stavo già... Madonna mia! No, e dai! Madonna mia, che palle! Ma ci si vede attraverso, ma dai! Che palle, ma dai, l'avevo colpito con la combo! Che fregatura! Ma... No, eh? Ok, anche lui fa il colpo in avanti, però di fuoco. Dunque... Vorrei tenere il mio amico di ghiaccio, però... Aspetta un attimo. Per un attimo era apparso il prompt di comando, anche se... Eravamo con lui. Fa vedere. Allora. Pugno forte. I colpi mi sembrano... Molto più lenti, sai? Vabbè. Ma dai, fa il Beyblade! Posso fermarmi? Ok, posso fermarmi rischiacciando R1. Ma scusa, se lo faccio qui? Ok, no, non conta. E io vorrei tenere lui, però... Vabbè. Facciamo così. Aspetta. Addio, capo. Dai, scendi. Di qua, ok. Purtroppo il nostro moltiplicatore è andato a cagare nuovamente. Questa volta però è stato totalmente ingiusto. Questa volta non lo accetto. Le altre volte, bene o male, capisco che mi sono fatto colpire come un pirlotto e vabbè. Però questa è stata totalmente ingiusta. Ho visto che là c'è un frutto, però mi sa che non è raggiungibile. No, forse... No, non è raggiungibile. Per un attimo ho pensato si potesse raggiungere solamente da qua sotto, ma a quanto pare... Aspetta. Ah, oh! Buongiorno, eh. Vabbè, ma non mi serve a nulla, ma scusami. Che me ne faccio io? Vabbè, il frutto in realtà usano non mi serve... questo iceberg per raggiungere la prigione. Facciamoci un giro. Facciamoci un giro, perché tanto che te frega. Vabbè. Siamo arrivati? E io sarei quasi tentato di... Non è giusto. Non lo ritengo giusto, però vabbè. Allora, vediamo se... Le combo... Sai che... L'amico qua di ghiaccio mi sa che... Che vince più facilmente al momento, sai? Quanto ti sta bene. Salta sulle acque basse per surfare con il ratto ghiaccio.
Allora, lui c'ha un hyper armor assurda. Lui c'ha veramente un hyper armor assurda, il che mi infastidisce non poco al momento. Stupide ragazzine del cazzo. Allora, allora, aspetta. Voglio andare a prendere già il moltiplicatore. No, e che palle, madonna mia. Ecco qua. Morto? Andata, perfetto, che già... Dove sei? Dobbiamo livellare anche questo qua nuovo. Dammi tutto, dammi tutto. Ecco fatto, vabbè. Non sarà stato molto, però meglio che nulla. Più che altro ci hanno detto che potevamo surfare sulle acque basse. Ma il ratto ghiaccio è lui? Sì, è lui per forza, no? Salta sulle acque basse. Ah, oh, carina. Vabbè, non sarà molto quello che abbiamo preso, però carina come abilità, mi piace. Mi piacciono tutte queste novità, veramente. Veramente figo. Sono quelle stronzatine qua che ti fanno veramente apprezzare un seguito. Sono veramente quelle cose belline che dici, vabbè, allora qualcosa l'hanno imparato a fare in più. Allora, aspetta, perché questo esatto mi sa che crolla. Meglio fare attenzione. Ecco qua. Purtroppo non riesco a capire se sono io che sbaglio oppure lui. Ah, ma si muove da solo. Allora, aspetta. Madonna mia, il pericolo. Madonna mia, il rischio assurdo. Allora, calmina. Ah, ma aspetta, lì ci sono di nuovo le acque basse. Tra l'altro, ci sono di nuovo gli aggeggi di Cortex. Porca miseria, che devasto. Lui, tra l'altro, non ha perso la sua abilità di slancio, ma c'ho possibilità di vedere. Allora, quadrato. Aspetta, quadrato. E basta, tutto qui. Vediamo, allora. Quadrato. Ah, la finestra di attesa è un po' dubbia, ed è un po'... un po' così, diciamo. Ecco qua. Vediamo se... Ok, forse... eccolo, lo sapevo. Vabbè, andata. Ma, vabbè, aspetta. Esatto, posso farle esplodere, sì. Vabbè. Ste scatole c'hanno delle hitbox tutte loro alla fine. Ecco qua. E ora possiamo andare a picchiare anche gli altri. Vieni qui tu. Vieni. Oh, Gesù. Ecco qua. Dammi tutto, dammi tutto. Che ci serve tutto, Dio mio. No, lui è veramente troppo lento, veramente. Non è utilizzabile per lunghi periodi. Ha troppe finestre aperte, non... ha hyper armor, per carità, però non ne vale veramente la pena. Cioè, se devo usarlo adesso è un conto, ma lui al momento vince veramente troppo facile. Lui veramente vince easy. Molto più veloce, molto più raggio di azione. Dai! Le finestre d'attacco però sono sempre molto dubbi. Ecco qua. Comunque, ratto ghiaccio al momento, vittoria assoluta. Aspetta. E riesco un
sconfiggiamolo. Ma cagare, stai buona te. No! L'ho visto ormai troppo. Qua è colpa mia. L'ho visto. Come faccio a liberarmi? In fretta. Vabbè, dai. Cambio, visto che tu c'hai più vita. E niente, già in sta parte iniziamo a vedere una quantità di difficoltà un filo maggiore rispetto alle zone precedenti. Vai. Con nemici con una difesa maggiorata e soprattutto intoccabili. Livello successivo, potenziamento della salute. E dai. Oh, calmo. Che va bene tutto, però. E ciù. E via. Mi dispiace buttarli via, quello vecchio, perché ci aiuta, però. A una certa, tanto vale prendere qualche punticino extra in più. Lo sapevo, l'ho sentito fare rumore già nel momento in cui mi ero avvicinato. Cambio. Allora, io posso andare di qua. Allora, qua non mi importa perché alla fine L'ho fatto io per vedere se riuscivo ad andare dall'altra parte. Però mi sa che per arrivare dall'altro lato dobbiamo prendere l'iceberg che si muove, giusto? Solo che al momento non so dove mi trovo. Eccolo lì l'iceberg. Quello è quello che dobbiamo prendere adesso, giusto? No, non è questo, ma questo qui, a posto, l'abbiamo trovato. Buongiorno. Cosa credevate di fare? Manco siete mutanti, veramente. Dove stiamo andando? Oh, ma fa tutto il giro allora. Ah. Bravo, bravo. Aumentatemi il mio moltiplicatore. Forza, forza. Allora, lì si può surfare. E mi sa che quello è il punto dove dobbiamo andare se vogliamo arrivare all'isoletta dove ho visto il frutto dorato. Ma vai via tu. Ma che giro sta... Non riesco a capire che giro sta facendo. Più che altro davvero non riesco a capire dove devo atterrare. Non ho capito dove devo scendere io. Sai che mi sa che stiamo andando avanti? Eh sì. Oh no. Dovrò tornare indietro solo per prendere un frutto dorato adesso. Maledizione. Io volevo solo un passaggio. Non è che volevo chissà fare quale strada. Siamo arrivati alla fine? Siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla prigione, dai. Credo, spero. Dai, non penso ci manchi molto ormai. Vediamo, proviamo a farla spin... No, meglio di no. Sto dicendo, proviamo a fare la spinnata. Forse è davvero meglio andare piano in questo momento, ma perlomeno andiamo un attimo sicuri. Più che altro spererei quasi che l'amico tartarugozzo qui, Lavico, abbia fra i vari potenziamenti un potenziamento per la combo, perché veramente così è imbarazzante riuscire ad usarlo. Tra l'altro mi sa che davvero dovevo usarlo spinnandolo, perché vedo tutte quelle sezioni lì. Vai dall'altro lato. Eh sì, è diventato Beyblade. Saresti venuto a venire. E niente, come lo fermo uno che sta spinnando? Niente, è troppo stupido da usare il coso qua di fuoco. Ma vai via. Ecco qua, almeno ci ricarichiamo anche la vita.
Niente, guardalo quanto è lento, ma veramente. È assurdo. E ascoltami, Bennicott, vai, vai. Vedi, guarda che apertura c'ha nell'attacco. E non è sfruttabile. Ma vai via. Brava, brava, scappa. Niente, è assurdo quanto sia stupido. È assurdo veramente quanto sia stupidissima la cosa. Ecco qua, stupido robottino. Tra l'altro il mio amico di ghiaccio tra poco ci abbandona. Meno male che ha resistito almeno il giusto tempo di arrivare qui, almeno. Bambolina. È un orsacchiotto. Acchiappa Crash e ciao. Chissà quante bamboline che abbiamo lasciato indietro, secondo me. Ma non solo in questa parte. Allora, nella scorsa avevamo le bamboline voodoo e credo che le abbiamo prese tutte quelle disponibili fino ad ora. Però c'ho il dubbio che qualcosa l'abbiamo perso, parere mio. Allora, come ci arriviamo lì? Facendo il giro. Sai che credo che l'unico modo utile per utilizzare lui al momento sia questo. Ciao, se solo magari le prendessi i nemici. Ecco qua, vabbè. Prendiamo poco, ma meglio che nulla. Giusto? Allora, fammi indovinare. Altro titano che al momento non abbiamo. E vista la distanza e vista appunto cosa c'era dietro, credo che il titano che dovremmo usare sarà tipo un titano che spara, tipo la puzzola o come si chiamava? Non era un riccio, era la iena del primo gioco. Chiave. E si passa. No, dall'altro lato. Ecco qua, vabbè. No, veramente. Lui l'hanno downgradato tantissimo. Mi dispiace, era uno dei migliori nel primo gioco. Adesso non è pratico. Mi dispiace. Ma che davvero non riuscite a fare una zona perché... Guardalo, va in automatico. Va in automatico. Cioè davvero devo scendere con voi e usare Crash per forza? Vabbè, se devo lasciare giù qualcuno mi spiace, ma lascio giù lui. Mi spiace, però. Oh no! Che palle, anche da morto sei inutile. Vabbè. Ecco qua, via. Non saranno molti, ma perlomeno. Scusami, ti puoi arrampicare? Esatto. Lo sapevo. Quanto lo sapevo, Dio mio. Cosa sei? Ghiaccio, missione opzionale. Vabbè. Lo sapevo che c'era qualcosa, Crash, pazzo, bastardo. Cosa fai? Stai buono. Eccoci qua. Dunque, rimettiamoci in sella. E arrenditi, Crash, ti piacerebbe. Ecco qua, a posto. Mi spiace per quello lì di... Dicevo. Scendi, bravo. Dicevo, mi dispiace per quello lì di fuoco, il tartarugozzo, però veramente... Mi sa che abbiamo trovato, stavo per dire un'altra bambola, ma in realtà era la chiave, quindi era anche zona non opzionale. Dai, Crash, non opzionale questa. E via, ritorniamo di sopra. Ora che abbiamo la chiave, possiamo, ovviamente, proseguire. Giusto, tu non ti arrampichi. Purtroppo un po'... È una mezza fregatura. Allora, io capisco. Potenziamento della forza, ottimo. Che già avere due mutanti di scorta è una gran cosa. Però scusami, allora preferisco che mi dai la possibilità di averli sì contati, averne sempre due, però almeno dammi la possibilità di... O almeno mettimene uno. Siamo entrati. Scopriamo qualcosa sulla scuola di Nina. E fai. Dicevo, dammi almeno la possibilità, dammene uno. Però dammi la possibilità di non averne più di uno. È quello che sto dicendo, perché se tu mi dai la possibilità di averne due, però non posso toglierli, vuol dire che devo per forza scegliere. E in certe situazioni doverlo scegliere per forza è...
è una fregatura. Ecco qua, e via. Andiamo, andiamo, andiamo. Voglio trovare un punto di salvataggio. Ma state bene buone. Ecco qua. Ha detto arriva il Natale per caso? Proteggete il megafono. Ok, siamo di nuovo a 11. Per fortuna il moltiplicatore non ci mette tanto a risalire, è vero, però ti scoccia doverlo perdere per due cagate, per un colpo magari che neanche ti meriti. Ecco qua. Dunque, no, pazzo, stavo dicendo, mettiti giù e vai, 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 minchia, 26 per. Cerchiamo di non perderlo, maledizione. Buona, con questo abbiamo fatto tutto il counter praticamente solo con una sfera. Di nuovo questa sezione qui. Occhio, 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 che se no cadi. Ah no, era giusto. Era giusto dove dovevamo andare. Ah, aspetta, ho capito. Vai, ecco qua. È un po' difficilina sta cosa qui, eh. Mannaggia, peccato, potevamo sfruttarlo ancora un pochino. No, non posso salire. Potevamo sfruttarlo per benino quel 26 per, eh? Crash, mentre ti stai arrampicando, puoi saltare su un'altra area arrampicabile. Grazie. Premi il pulsante per saltare quando sei nella posizione giusta. Non so cosa avrei fatto senza i tuoi consigli, davvero. Se solo almeno mi facevi vedere dove dovevo saltare. Maledizione. Vabbè, qua è caduto da solo. Non riesco a capire bene la direzione. Ah, ecco perché era invisibile. Perché era... Ok, questa era un pelino dubbiosa la cosa. Colpa mia che... Scusami. E scusami, come faccio ad andare lì che per andare... Ah, aspetta, esatto, non devo usare nessuna freccia se voglio andare dalla parte opposta. Ok, ora ne ho capito il senso. Mi scoccia di nuovo aver perso il moltiplicatore, però vabbè, questo giro, colpa mia. Ecco qua, vabbè, sarebbero stati gli altri 26 per, ma a questo punto non piangiamo sul latte versato. Settentrionale della scuola del male. Ciao, Manuela Pacoto. È perfetta per la mostra scolastica di scienze. Nina dovrà soffrire nella sua mediocrità. Hai sentito, Crash? L'ingresso della scuola deve essere vicino. Perché se è così? Guardalo, è tutto sbagliato. Il modello sia di Crash. Allora, nel regno dei rattoghiacci, Crash. Sì, sì, sì. Allora, per un attimo pensavo fossero solo i modelli delle ragazzine, ma in realtà anche il modello di Crash era tutto.